Montamiata, siamo al Prado delle Mascinaie, con noi Roberto Fabiani, direttore della scuola sci Montamiata Ovest. Roberto, buongiorno, ci ritroviamo a una stagione finalmente iniziata, tanto lavoro di preparazione anche durante l'estate, ne abbiamo parlato anche a Modena di questo. Primissime valutazioni. Ma che dire, le valutazioni sono del tutto positive, anche perché basta girarsi qua dietro e vedere quello che è la situazione oggi. Certo è che ci siamo dati da fare, abbiamo speso tempo, abbiamo speso energia per arrivare a questo, però insomma c'è una certa soddisfazione. Oggi è una giornata un po' particolare perché è venuto a trovarci l'assessore Marras, che con molto piacere ho ospitato qui nella nostra scuola e nel nostro campo scuola, insieme a Francesco Contorni, che è responsabile della FISI Toscana. Quindi insomma è una giornata positiva. Io cerco sempre di essere così, di avere uno sguardo sempre rivolto al futuro, e credo che questa sia una delle situazioni migliori per poter affrontare anche le stagioni che verranno. Sono molto soddisfatto, speriamo che la cosa ci dia un minimo di tempo e che questa stagione partita in ritardo, che comunque ci dia la possibilità di arrivare almeno fino a marzo, io me lo auguro di questo. Ecco, come scuola sci, tante prenotazioni, in virtù anche del grande afflusso che c'è stato dall'apertura degli impianti, come possono arrivare alla scuola di sci i potenziali clienti, i potenziali coloro che vogliono formarsi? Sì, guarda, noi abbiamo diversi canali social sui quali uno può tranquillamente guardare e vedere com'è la situazione sulle piste, com'è la situazione della scuola. Poi tramite telefono si può fare una prenotazione anticipata, oppure venire qua al Prato delle Mascinaie, dove abbiamo la nostra sede, dove c'è le segretarie che sono a disposizione di chi arriva, prenotare. E in questi giorni fortunatamente abbiamo una buona affluenza di persone, di famiglie, e di questo insomma ovviamente sono più che soddisfatto. I maestri di sci sono tutti qua, fortunatamente anche quelli che erano andati fuori per motivi che qua insomma tutti sappiamo, non c'era l'inverno, aveva tardato a venire, sono rientrati, e quindi insomma anche come forza lavoro siamo predisposti ad affrontare queste giornate che verranno.